In questo video, Poggo, Dottor Cat e Mr. Domi si sfideranno nel disegnare i loghi a memoria. Ma ovviamente le cose non finiranno bene. Quello di Cat è uguale al mio? Qualcosa? Io quasi mi sembra c'è corruzione. Proprio eliminato da questa competizione. Io sarò il giudice, valuterò i loghi e assegnerò un voto da 1 a 5. Detto questo, iniziamo col primo round. Signori, partiamo dal primo logo, ovvero dovete disegnare in un minuto il logo di WhatsApp. Io ho un problema. Guarda la condivisione. Lascia stare. Ho vinto. Dai, impegnati su, impegnati. Procedo a ricolorare. Dai, no. Penso era così. Ok, che t'ha finito, va bene. Io mi sto impegnando, aspetta. Vabbè, impegnati, impegnati. Il logo di WhatsApp era questo. Ora andiamo a valutare ogni persona e vi darò un punto da 1 a 5. Partiamo con la Dottor Cat. Sembra un disegno fatto da un bambino, però il colore comunque è simile. Diciamo che comunque ci hai provato. Ti do un 2 per l'impegno. Bravo, complimenti. Bravo, papà, bravo. Domi li do 0 perché... Ma perché no, vabbè, questo no, Domi l'ha fatto benissimo. Non ti posso... Ascolta, hai fatto lo screen direttamente, le prese, le spiaccicato, non hai fatto altro. Lo screen è uno strumento di Photoshop. Non credo. Non è di Photoshop, lo screenshot. Io non ho utilizzato Google, tu nelle regole... Domi, non si dice nulla al giudice, 0. Guardando quello di Poggo, è il migliore. Si è impegnato, ci ha messo di più di tutti e gli diamo un bellissimo 5. Perché ovviamente... Il voto piano e ci sta, è confermato. E signori, il prossimo logo da fare, quindi cancelliamo tutto e andiamo a fare il logo del McDonald's. Mi raccomando, perfetto. Penso non ho l'app del McDonald's aperto. No, no, è impossibile, anche quella no, dai. No, 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 tranquillo, quella non ce l'ho. Adesso io tryhard adesso. No, no, per fare farò cominciare di più. Ma l'hai tryhardato prima con il logo di WhatsApp e tryhard. Ah, no, però la forma era identica. Oddio, c'era un po' storto il logo del quello di Poggio era un quadrato. Vabbè, lasciamo stare, dai. Ho fatto il logo di MTV. Io ho ufficialmente finito. Hai 10 secondi ancora, Domi, ci sto mettendo troppo tempo. 9, 8, 7, 6, 5, 6, 3, 1. Basta, ti tolgo 2 punti dal tuo... Grazie, ok. Andiamo a vedere il logo, prima di tutto quello di Cat. Allora, io qua c'ho il logo. Sì. E per far capire il prodotto, ho ricreato pure Happy Meal. Bellino l'Happy Meal, devo dire, ci hai messo, diciamo, un pochettino, un po' di impegno, differenza del logo di WhatsApp di prima, che era terribile, quindi ti do un 3, perché comunque ti sei impegnato di più di prima. Perché se la M del McDonald's la giri è un 3. Oddio, è vero! Andiamo a vedere quello di Domi. Domi, però stai continuando ancora a toccarlo. Ma cosa? Ho messo lo sfondo blurrato. Ah, ok, ok. Allora... Devo dire che è un pochettino storto. Diresti che è storto se lo vedi così? Da lontano no. Stai vedendo questa insegna mentre stai passando con l'auto e vedi questo cartellone pubblicitario del McDonald's. Diresti che è storto. Io ti giuro, mi sono più allontanato dalla sedia e vedo letteralmente il logo di McDonald's. Allora, da 0, che comunque sei un po' di più impegnato, ti do 3 anche te, perché grazie comunque mille. Ti sei impegnato da lontano. Mille, grazie mille. Se lo avvicini ti darei 0, però no, lascialo, no, stare. No, così. Lascialo così. Sì, grazie. E non è quello di Poggo. C'è qualcosa che non quadra. Perché è così perfetto? È perché praticamente, vedi, se io faccio testo e faccio così e premo M, esce l'M del McDonald's. Hai scaricato il no, ce l'avevo già. Mi sono messo a scorrere tra i fondi. Citare. No! Devo un attimo parlare. Secondo voi, Domi e Cat, il logo di Poggo è legale? Cioè, ovvio. È giusto nelle regole? È illegale. Cioè, per me va proprio eliminato da questa competizione. Secondo me va proprio... Oddio, un po' esagerato. Bro. Per te, Cat? È una roba contro il governo, Stato, tutto. Cioè, non è possibile. Mi spiace, Poggo, ma ti devo annullare il logo, quindi è 0. Vabbè, ci ho provato. Il prossimo logo è quello di Deliveroo. E qui è un problema, perché se non ordinate da Deliveroo, non lo sapete. Ad esempio, da me in Sardegna manco esiste, quindi ho dovuto cercare perché non me lo ricordavo. Io ho un vantaggio, perché mia mamma lo usa sempre. Attenzione, vediamo i nostri disegnatori all'inizio con questo logo incredibile. Vediamo già Domi con lo strumento Lazio poligonale di Photoshop. Lazio? Non no, Lazio, però si chiama così Lazio. Lazio? Lazio? Non lo so, non mi ricordo. Lazza? Ti ho fatto un buco addosso. La mia ultima frase. Lazza, se stai guardando questo video, se vuoi che ti apriamo i concerti, ci puoi chiamare tranquillamente. Ma aveva una bocca il coso di Deliveroo. Non si può dire. Te lo devi ricordare a memoria. È questo il gioco, se no non lo facevamo.
Partiamo da quello da Cat. È strano che ti sei ricordato pure la scritta, quindi mi fa un po' sospettare che tu abbia guardato su internet o magari guardato il telefono di tua madre. Cat, ti do un 3. Vabbè. Allora, vediamo quello di Domi. È un po' stortino. Però complimenti per l'impegno, perché sembra un insetto. Se a Cat ti ho dato 3, a te ti do 4. È giusto. Vabbè, comunque. Vabbè, io me ne vado. Cioè, questo è bullismo. No, è giusto così. Poi ovviamente avete sempre stati nei commenti che voto dareste voi a loro, perché io magari mi sono troppo cattivo. Però vediamo quello di Poggo. Eccolo. Allora, Poggo ha sbagliato proprio colore, zio. Ha sbagliato colore, sembra quello che si utilizza su WhatsApp. Però Poggo ha creato il WhatsApp delivery. No, non, non è vero, è una bugia, questo è il colore. È molto uguale alla forma, non come quello di Domi che è tonto. Non posso darti 5 perché dovevi azzeccare pure il colore giusto, quindi ti do 4 e mezzo. Però io voglio fare una presupposizione, sì. Io voglio cercare Deliveroo non color. Uscirà mai verde, perché sei tu pazzo nel cervello, è sempre stato azzurro. Sì, allora perché Cat l'ha fatto in quel modo? È lo stesso colore che ha usato Cat. Perché lui ha preso l'immagine da Google. Non è che l'abbiamo fatto dello stesso colore un altro po'? Ma non l'avete fatto dello stesso colore? Non l'avete fatto dello stesso colore, sono diversissimi i colori. Quello di Cat è uguale al mio? Qualcosa? No, no. Dammi, il tuo è un coniglio investito. Bro, sto parlando del colore. No. Aspetta, aspetta, perché qua capra canta. Questo è il VAR dei colori, poche ma parole. Ma il tuo è vai. Verde, non è verde acqua, Poggo. È la moviola dei colori. No, ragazzi, vi giuro che c'è un problema. Raga, guardate WhatsApp, vi prego. Ma fra sinistra è verde, a destra è azzurro. No, non sono pazzo. Il prossimo logo da fare, ed è secondo me quello più complicato, ovvero Starbucks. E chi si ricorda com'è? Lo so. Io ad esempio non sono mai stato allo Starbucks, quindi impegnatevi al massimo. Poggo, dai, non usare intelligenza artificiale. Ho scritto Starbucks logo, mi è uscito scritto long. O magari questo era il vecchio logo di Starbucks, chi lo so. È una femmina con una corona in testa e c'ha un particolare sopra la corona. Particolare me lo ricordo, è tutto il resto il problema. Ma cosa stai facendo? Ma cos'è? Ho provato a generare Starbucks logo, mi ha rotto tutto. Ecco, perché Photoshop sa che non devi barare. No, ma che stai facendo? Oh, sta guardando. Cat, non puoi guardare gli altri. Ma cioè, cazzo, ma becchi da tutto. Ti tolgo 4 punti dal prossimo punto. Vabbè, intanto sono sempre pochi punti di tutti, pure se faccio bene una cosa. L'avevi preso su Google, era palese. Era uguale. Ma stavi prendendo da Google. Ma di dammi, era investito il coniglio. Ma come ti permetti di insultare il mio coniglio? Questa è discriminazione contro i conigli nati storti. Come ti permetti? Non lo so. E questo era il logo ufficiale. Vabbè, di ci sono andato Starbucks. Vicino. Dai, più o meno, sì. Andiamo a vedere se ci sei arrivato vicino, perché io non li ho visti. Partiamo da quello di Cat. Allora, fai quello che vuoi, onestamente. Fai nominare 3, 2. Io ti do 3 e mezzo. Dai, buono. Ti sei impegnato, noto. Poi quella faccina mi fa molto. Però di Deliveroo no. Ma Deliveroo l'hai preso da Google. Era uguale. Era impossibile. No! Vabbè, ok. Per me hai preso da Google, quindi il voto giudice non puoi dire nulla. Vediamo quello di Domi. Beh, Cat, a fine video facciamo i cori contro l'arbitro. Lasciando Domi, ma che cos'è sta roba? Ora spiegami il tuo disegno di Starbucks. Dimmi, dove vedi la stella? Ah, ma hai detto Starbucks. Avevo capito Screambucks io. 0. Poggo, vediamo. Bello tirato. Ti ho visto per un attimo cosa stavi facendo, va bene? Allora, diciamo che l'impegno di questo round è stato veramente pari a 0. Però... ecco, mettilo così che sennò si vede. Cosa stai facendo? La sto sistemando, aspetta un attimo. Mamma mia, facile. È assurdo. Se a Keto ho dato 3 e mezzo, a te do 4. Grazie. Per la Ghostface. Grazie. Solamente per quello, non per l'altro. Domi 0. Signori, gli ultimi 2 round. Io quasi mi sembra c'è corruzione. Non c'è corruzione, c'è solo verità. Ma smetti di urlare contro il giudice. Ti do meno 20 punti, ecco. Tanto li ho sempre di meno di tutti. 3. Lo sai perché? Lo sai perché 3 e mezzo? Perché in realtà si chiama Starbucks, ma tu non hai messo la stella sopra, capito? Bravo, ecco chi ha capito la vorrei un replay di quello che ha detto Fili per la maschera di Ghost.
space. Ma stavo scherzando, ovviamente. Ah, una pozione. Dovete impegnarvi al massimo, perché da qui i punti si azzerano. Chi fa il logo migliore vince la puntata di oggi. Eurospin, la spesa intelligente. Ma non ci sono mai andato all'Eurospin. Non ho mai visto come fa. Vabbè, ho già perso tanto. Attenzione che io vi guardo, se vedete, se aprite browser e lì vi tolgo punti. Posso usare lui per la spesa intelligente? Sì, certo, certo. Vabbè. Ci va sempre mamma, quindi devo solo riflettere. Esatto. Eurospin, la spesa intelligente. Non era così la canzone. Partiamo da quello di Domi. Sono così curioso di capire. Allora, i colori li hai azzeccati. Quello che diciamo, hai messo un pochettino di più di stelle di quelle che dovrebbero essere quelle principali, perché in teoria sono 12 stelle e tu penso che ne abbia messe tipo 100. Così. Oddio, diciamo, quello è molto più carino perché sono messe molto bene. Vediamo quelle di Dr. Cat e poi vi do a fine i punti, così almeno vi metto un po' di suspense. Quello di... Bello. Cosa hai fatto, Cat? C'ha fan spin. Schividi. È questa, è questa la rivoluzione. Non era questo il round di meme. È una rivoluzione, che questa era fatta bene. Ma ti l'hai sentito sta cosa? Incredibile. Vediamo quello di Bongo Dongo. Ho aggiunto un piccolo tocco d'arte con i miei due spesari. 1, 2, 3, 4, 5. Li ho messi 6, a caso, 7, non so se 8, sono giusti. 9, 10, 11. Stranamente sono giusti. È veramente difficile dare un voto e stabilire il vincitore di questa sfida. Guarda, aspetta, vuoi vedere come vinco? Adesso metto il gosto. La vuole portare adesso a casa? No, no, me la porto a casa. Aspetta, fammi. No, ho sbagliato. Ho tolto tutto. Aspetta, guarda. Il vincitore di questa sfida è Pogo Dogo. Arrivederci. Ah, se n'è andato Kate.